Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi disegnerò SpongeBob e lo farò su Krita, su vostra richiesta. Intanto grazie a tutti quelli che mi stanno seguendo, che si sono iscritti, e se non siete ancora iscritti, ecco, vi invito a farlo. Allora, SpongeBob è un personaggio abbastanza semplice in quanto a forma, poi per caratterizzarlo in realtà potrebbe volerci un po' qualche accorgimento. Intanto cominciamo con una scatola, un rettangolo. Infatti SpongeBob è una spugna, come sapete bene, e facciamo lo stesso una linea verticale, centrale e orizzontale un po' più in alto per andare a decidere dove andare a mettere il naso, e la bocca e gli occhi. E gli occhi saranno due grossi cerchi, infatti SpongeBob ha due grandi occhi a palla. Il naso è abbastanza lungo, quasi come Aesop di One Piece, per chi lo conoscesse. E poi abbiamo un labbro appuntito che va a finire su una guanciotta che va a coprire una parte dell'occhio. Anche il naso copre una parte dell'altro occhio. E ecco, abbiamo i due denti incisivi davanti, un po' separati, abbastanza importanti, la lingua, e poi là dietro si vede l'ugole. Facciamo le pupille e poi una parte caratteristica di SpongeBob sono le sue tre ciglia per occhio. Ecco, comunque si vede già che comincia ad assomigliarsi. E per poi andare a migliorare il nostro disegno, adesso volevo farlo che guardasse un po' di più verso di noi, perciò ho spostato un po' gli occhi. E facciamo la forma della spugna. E la parte che non sarà il vestito, quindi i pantaloni, sarà un po' ondulata. Dopo che abbiamo ondulato un po' tutta la spugna, possiamo poi andare ad aggiungere altri dettagli. Ecco, un'idea è quella di fare più linee. Quando fate più linee avete la possibilità di decidere qual è quella che preferite, ecco. Perché a volte non si riesce a fare la linea che uno vuole al primo colpo. E nella parte dei pantaloni avremo una linea che divide la camicia dai pantaloni. Abbiamo la cintura, i pantaloni sono dei pantaloncini, si vede una piccola parte che scende verso il basso. Abbiamo le lunghe gambe con le calze bianche e poi avremo gli scarponcini. Ecco, una volta fatti anche gli scarponcini, procediamo a fare anche le braccia. Una delle due braccia sarà nascosta dietro la spugna, perciò si vedrà solo una parte della manica della camicia. Le braccia e le gambe sono molto sottili. In questo caso, ad esempio, le mani sono molto grosse, perciò i polsi escono verso l'esterno, c'è un grosso palmo della mano, e poi abbiamo quattro dita. Adesso facciamo anche l'altra parte di camicia, però prima preferivo fare quelli che sono i fori che ha la spugna. Quindi non sono dei fori passanti, sono semplicemente delle cavità, ecco. Ecco, aggiungiamole tutte.
l'importante è che siano tutte un pochino diverse e non tonde. Dopo qualche dettaglio, ecco, vedremo apparire SpongeBob. E intanto vi ricordo che sto ancora un po' recuperando i disegni che mi avete chiesto, o comunque se avete delle richieste fatemele pure qua sotto nei commenti. E ecco, facciamo l'altro braccio. Il braccio di SpongeBob parte dal nulla, la camicia, come se avesse una manica nel nulla. Perciò ecco, non vi preoccupate se la camicia sopra i pantaloni è staccata dalla manica che c'è sopra la spalla del braccio. Ecco, una volta completato il disegno possiamo procedere a colorarlo. Io intanto sto ancora prendendo di mistichezza un po' con carità, l'ho usato poco finora e adesso comincerò a farlo un pochino di più. Cancello qualche linea di troppo e poi lo coloro in maniera un po' velocemente. Fatemi sapere se avete anche delle domande per quanto riguarda il programma Krita. Ecco che alcune cose me le ho già superate. E niente, una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.